Ancora trasporti, ancora polemiche, ancora annunci di scioperi e ancora confronti. Era stato indetto uno sciopero per questa mattina, ritirato poi sulla tarda serata di ieri. Noi ne parliamo in studio con tutti i protagonisti della situazione, iniziando da Luciano D'Amico, il presidente della Società Unica di Trasporti Tua. Benvenuto. Grazie, buonasera. Camillo D'Alessandro, consigliere delegato ai trasporti della Regione Abruzzo. Buonasera. Benvenuto. E poi accanto a lui c'è Franco Rolandi, che è il segretario regionale della FILT CGL. Buonasera. Benvenuto. Buonasera. E vicino a lui c'è Giuseppe Morini, segretario regionale UIL Trasporti. Benvenuto. Buonasera. Alessandro Di Naccio, segretario regionale della FIT CISL. Benvenuto. Buonasera. Allora, prima di dire quello che è successo nell'incontro di ieri, che è durato davvero tantissime ore, parliamo del fatto che erano stati annunciati due scioperi, uno per la giornata di oggi, venerdì 27, e uno per il 10 giugno. Si tornava a parlare di quelle che erano le richieste dei sindacati al termine, durante la fusione, di tutte le carenze, insomma, di quello che era richiesto alla Regione Abruzzo e anche alla Società Unica di Trasporti Tua. Ieri c'è stato questo incontro, ma l'8 giugno sarà un anno dalla fusione dell'Azienda Unica di Trasporti e in questo anno, mese più, mese in meno, ne sono successe tante. Allora, prima di iniziare da quello che è successo ieri, facciamo il resoconto di un anno di Tua con tutti i protagonisti che sono in studio. Vediamo. Il 29 dicembre 2014 i consigli di amministrazione delle tre aziende di trasporto pubblico locale, Sangritana, GTM e ARPA, deliberano il progetto di fusione in una conferenza congiunta alla presenza dei relativi presidenti Michele Russo, Pasquale Di Nardo e Luciano D'Amico, del presidente della regione Luciano D'Alfonso e dell'allora sottosegretario alla presidenza con delega ai trasporti Camillo D'Alessandro. La nuova azienda di trasporto unico abruzzese si sarebbe chiamata Tua, a ricoprire il ruolo di presidente Luciano D'Amico. Credo che la Regione Abruzzo abbia bisogno di un'azienda dei trasporti in grado di traghettare, di rivoluzionare in qualche modo la politica dei trasporti, e su questo stiamo lavorando già da mesi insieme, oggi ancora di più. È l'8 giugno 2015 che diventa effettiva l'annunciata riforma dei trasporti, quella che avrebbe armonizzato a tutti gli effetti contratti di lavoro e gestione aziendale, che diventa la seconda azienda per numero di dipendenti in Abruzzo dopo la Sevel, 1600 i lavoratori al suo interno. Oggi noi possiamo, dopo aver risolto i guasti del passato non solo di natura economica, possiamo guardare al futuro con ottimismo e soprattutto con programmazione e strategia. Vogliamo essere il mobility partner del Medio Adriatico. Se la fusione non aveva trovato ostacoli da parte dei tre presidenti e l'armonizzazione dei contratti dei 1600 dipendenti a iniziare a creare disaccordo, troppe differenze tra le tre aziende che vedono i sindacati aprire una pagina molto lunga di trattative con la regione. Noi abbiamo posto delle questioni molto serie, alle quali forse il sottosegretario D'Alessandro e la Regione Abruzzo farebbe bene a rispondere. Noi ci riferiamo al taglio delle risorse ai trasporti, al taglio dei servizi che per l'ennesima volta vanno ad incidere sulle zone interne della regione, ad un sistema tariffario e un biglietto unico che in realtà viene applicato soltanto in una sola area, ovvero l'area metropolitana di Pescara, sugli sprechi che ancora ci sono all'interno delle aziende pubbliche, sulla mancata applicazione di un accordo regionale esteso ai lavoratori delle aziende pubbliche e private, del motivo per cui abbiamo chiamato alla lotta i lavoratori di tutte le aziende di trasporto senza distinzione. Dove sta adesso la difficoltà? Credo nell'armonizzazione della contrattazione di solo livello. Lì c'è un problema, perché insomma togliere i soldi ai lavoratori non è facile, e non voglio togliere i soldi in tasca ai lavoratori, però sull'altra parte della bilancia c'è un taglio di soldi a livello nazionale che ci arriverà. Allora sottosegretario a portare avanti un braccio di ferro che annuncia non si fermerà davanti agli scioperi e alle polemiche degli scontenti.
Non può essere che uno lavora 3 ore al giorno e prende lo stipendio, pari a uno che ne lavora 6, che per andare a Roma ci vogliono 2 autisti, uno che lo porta all'andata all'autobus e uno che lo porta al ritorno, e mi fermo qui perché credo che non sia necessario andare ulteriormente. Certo è che dopo lo sciopero noi come regione andremo avanti con i sindacati che hanno invece sottoscritto l'accordo, già calendarizzate le date per arrivare a un contratto nuovo di secondo livello. Il 26 ottobre 2015 il tavolo è formato da tutti i rappresentanti della regione e dei lavoratori. Dopo incontri, riunioni, proposte e modifiche si arriva alla firma, che vede tutti d'accordo tranne l'UGL. Noi non firmiamo perché c'è questo contratto, lo sta pagando solo il personale viaggiante gomma. Il resto tutti hanno avuto tutto. I quadri non gli è stato tolto nulla, gli stipendi da 50 e passa mila euro non gli è stato tolto un centesimo, addirittura le aree dirigenziali gli sono aumentate e i dirigenti io non vedo che gli venga riportato qualcosa. A mesi di distanza da quella firma si apre una nuova pagina. Questa volta l'allarme è lanciato dalla FILT CGL, che scopre l'arrivo di vettori privati che sovrapporrebbero corse a quelle regionali a cifre irrisorie, denunciando la manchevolezza della regione a livello normativo sui servizi minimi garantiti, che metterebbe così a rischio i ricavi della società, già penalizzata dal governo con un taglio di 8 milioni di euro per obiettivi mancati. La Regione Abruzzo non ha fondamentalmente programmato i servizi minimi di questa regione. Vengono a galla anche altre carenze secondo i sindacati, che rivolgono alla regione da un lato e alla società unica di trasporti TUA dall'altro 2 scioperi con l'intento di rimettere sul tavolo questioni da rivedere. E qui abbiamo un problema, abbiamo il problema che siamo d'accordo con i sindacati, anzi abbiamo proposto noi per primi, la regione finalmente, questa giunta regionale l'ha fatto, e occorre una spinta in più perché ci sembra che si stiano ancora allungando i tempi per una effettiva unificazione di tipo industriale che tolga sovrapposizione di corse e magari le mette in momenti di richiesta in evasa e quant'altro. In sintesi, occorre fare il miglio finale per avere questa realtà. La Regione Abruzzo dal canto suo porta, come annunciato in Consiglio regionale, la legge sui servizi minimi, mettendo in salvo così la società di trasporto dall'ingresso di vettori privati. Resta da trovare un accordo sulle questioni portate alla luce dai sindacati, che reclamano carenze sui mezzi, sulla presenza di controlli a bordo, sulla sovrapposizione di corse, sul numero di mezzi e su quello del personale, che richiederebbe più forze. Una partita che si muove da quasi un anno sulla capacità di mediare da parte di tutte le parti e sulla gestione di una macchina che partiva con una situazione economica dal segno meno e che viaggia ancora oggi sulla scia di un governo che taglia i fondi e chiede risultati sul campo. Tutti d'accordo? Okay. Che silenzio! Su che? Più o meno un anno, Beh, un anno abbiamo anche registrato divisioni sul fronte sindacale, è inutile negarlo. Ieri ci siamo ricomposti in un tavolo unico, a parte l'UGL che, come sapete, non ha sottoscritto l'accordo e non ha nemmeno proclamato azioni di lotta, quindi ieri ha ricevuto delle informative che l'azienda ha ritenuto di dare a tutti, poi ci ha lasciati a continuare nei lavori. Perché ci siamo divisi? Perché non abbiamo avuto lo stesso modo di vedere l'approccio a alcuni problemi per noi insomma rilevanti. Io volevo dire una cosa, invece chiamiamo subito in causa il presidente D'Amico. La notizia che esce oggi alla luce di quello che è stato poi l'incontro di ieri sulle 7 ore più o meno è che il taglio di 8 milioni fatto dal governo per il non raggiungimento di alcuni obiettivi
è stato in qualche modo colmato da un risparmio che l'azienda unica di trasporti ha fatto in questo anno di fusione. Il che significa che se da un lato si partiva con il segno meno, perché la fusione viene fatta da società che comunque hanno una situazione debitoria, da lì contratti, internalizzare tutti i servizi e poi i contratti e poi le sovrapposizioni delle corse, nessuno sapeva che nel frattempo erano stati risparmiati 8 milioni di euro. Ma volentieri le rispondo perché consente di fare un po' il punto sull'attuale situazione. La fusione è stata fatta per delle motivazioni strategiche, consentire alla regione di avere un braccio operativo per gestire un settore importantissimo per la vita degli abruzzesi come il TPL regionale. È stata fatta per consentire anche all'azienda regionale di operare con assoluta economicità. Ne approfitto per sfatare alcuni miti. Il primo mito, la penalità che il governo rivolgerà presumibilmente alla regione Abruzzo deriva dal mancato raggiungimento di alcuni indicatori di efficienza, il rapporto ricavi costi, il numero dei passeggeri, l'incremento del numero di passeggeri trasportati. Ecco, le tre aziende di TUA hanno raggiunto tutti gli indicatori che avrebbero consentito la premialità. Da premialità purtroppo la Regione Abruzzo ha subito una penalizzazione. Questo dipende dagli altri concessionari. Io dico questo con assoluta forza ed evidenza. Sono gli altri concessionari? Tutti gli altri concessionari dei trasporti pubblici, ad iniziare da Trenitalia, a tutti gli operatori, anche privati. Lo dico con molta forza ed evidenza perché lo splendido articolo, la splendida ricostruzione che è stata fatta, solo su un punto mi trovo un po' in disaccordo. Non bisogna salvare TUA. È una società che grazie al sindacato, e lo ringrazio, approfitto della loro presenza, è alla guida delle linee strategiche della regione, sta raggiungendo dei livelli di efficienza che consentiranno a questa azienda di affrontare le gare e di essere competitiva. Tu sei già competitiva quando opera a mercato, ricordo il trasporto merci su ferro. In realtà i problemi che TUA sta cercando di risolvere sono problemi che derivano dalla necessità di avere un'unica azienda di trasporti, lo si ricordava nel servizio, è la seconda in Abruzzo per numero di dipendenti, da rendere sempre più efficiente questa azienda di trasporti che si è trovata con una flotta assai vetusta, si è trovata con una situazione finanziaria critica e soprattutto si è trovata in assenza del progetto di fusione, con la mancanza di una visione strategica. Perché discutiamo molto con il sindacato? Lo facciamo per due motivi. In primo luogo siamo un'azienda pubblica, a noi interessa erogare un servizio ai cittadini e farlo consentendo ai lavoratori dell'azienda di poter lavorare in sicurezza e con dei ritmi di lavoro che siano sostenibili. Il lavoro che viene chiesto ai nostri dipendenti, in particolare al personale viaggiante, è un lavoro assai impegnativo e stressante. E quando discutiamo per 7 ore, ma in realtà abbiamo discusso per quasi un anno per arrivare alla firma del contratto di secondo livello, non è tanto per superare dei disaccordi, quanto per trovare una soluzione condivisa alle esigenze dei lavoratori che vivono in azienda, vivono con l'azienda e che hanno l'obiettivo che condividono con l'azienda, che è quello di offrire un servizio efficiente agli abruzzesi. Quindi noi non abbiamo, adesso posso dirlo a gran voce, necessità di essere salvati. Nel giro di un anno e mezzo siamo riusciti a realizzare dei risparmi per 8 milioni, lo ricordava benissimo lei prima. Nel 2013 le tre aziende avevano un risultato industriale, parlo di risultato industriale perché poi abbiamo le poste straordinarie, negativo per 2 milioni e mezzo. Questo significa che nel 2013 la sola gestione industriale richiedeva un contributo straordinario, un sostegno straordinario per 2 milioni e mezzo. Il 2015, solo un anno e mezzo dopo di avvio della fusione, abbiamo un risultato industriale che sfiora i 6 milioni. Abbiamo cioè un recupero superiore agli 8 milioni di euro. C'è da dire che nel 2015 non ancora si sono manifestati gli effetti della ristrutturazione e in particolare gli effetti del contratto aziendale di secondo livello. Sono convinto che nel 2016 sarà un recupero ulteriore di efficienza e di risorsa. Questo è dovuto alla interpretazione letterale
dell'obiettivo assegnato ad una società pubblica, che non è quello di fare utili, ma è quello di offrire un servizio ai cittadini e di farlo con dei lavoratori messi nelle condizioni di poter svolgere bene il proprio lavoro. Io adesso al consigliere D'Alessandro chiedo una cosa. Una delle situazioni che nell'ultimo periodo ha fatto più discutere è stata quella dei vettori privati. I vettori privati che offrivano a un euro una tratta che in realtà pensare che ci si possa fare un ricavo è complicato. Cosa succede? Che la Regione Abruzzo dice va bene, la facciamo anche noi, e si introduce anche questo biglietto a un euro per Pescara a Roma. Tra le novità poi della riunione di ieri c'è, e poi non è tanto una novità perché voi già ne avete parlato, l'arrivo di 36 nuovi mezzi per fine giugno, il che significa che se prima si viaggiava con mezzi vetusti con tanti chilometri, si parla di mezzi che hanno 12 anni alle spalle, in realtà tutto questo finora che non era emerso è che in qualche modo c'era stato un risparmio e che ci sarebbero stati anche dei miglioramenti, perché 36 mezzi su una situazione del genere significa che la Regione veramente ha messo un tesoretto da parte. Ma la domanda è, bisogna fare concorrenza al prezzo più basso, perché un euro per una tratta è pochissimo, e allora si pensa che se già la situazione è di riuscire a garantire un servizio con le cose che stanno così, magari questo può essere... No, chiaro che questo ha fatto discutere, però la domanda mi consente di fare una riflessione generale che riassume lo spirito della Regione Abruzzo in questo anno. Le riforme si fanno per i cittadini, si fanno per gli utenti, di sicuro non si fanno per chi viene eletto di volta in volta per la politica, non si fanno per coloro che sono nominati nei consigli di amministrazione, non si fanno per i lavoratori. Le riforme si fanno per i cittadini, per gli utenti. Io faccio sempre l'esempio, la sanità, non è che si fa la riforma della sanità per i medici, si fa la riforma della sanità per chi ha bisogno della domanda di salute. Dopodiché, dentro la riforma che si fa per i cittadini, si fa in modo che quello che ha detto Luciano D'Amico diventi la regola, e cioè noi per cultura, per tradizione, per convincimento, per storia, riteniamo che le parti sindacali non siano un problema, non siano un intralcio, siano un interlocutore. Dopodiché nessuno può pensare di ricattare la decisione, perché noi abbiamo il dovere di decidere e abbiamo il dovere di confrontarci, ma il confronto poi deve avere una conclusione. Una volta D'Amico ha lavorato per quanto riguarda la parte tipicamente aziendale, io lavoro per quanto riguarda le questioni che i sindacati mi pongono per la parte di competenza della Regione. Nel momento in cui si risolvono le questioni, o si risolvono parzialmente, a mio giudizio non ci può essere lo stallo che non finisce mai, perché un autobus... Spieghiamo che cos'è lo stallo che non finisce mai. Lo stallo che non finisce mai è una trattativa, esistono delle questioni rilevanti, una volta risolte tutto il resto è contorno, e il contorno non ha diritto a bloccare neanche un autobus. C'era il tema delle risorse dell'anno scorso, l'ho risolto. C'era il tema delle risorse di quest'anno, lo avevo annunciato e l'ho risolto, nel senso che nelle prossime settimane arriverà la variazione di bilancio, e esattamente con lo stesso spirito in cui ho risolto il problema precedente. Anzi, il problema precedente è più che risolto, perché avevamo garantito, sottoscrivendo un accordo, 5 milioni, ce ne abbiamo messi 9. A riprova di che cosa? Che la Regione Abruzzo ha scelto, nel momento in cui ha fatto il bilancio con tutte le difficoltà, che tutto ciò che ci rinviene di più lo mettiamo sulla partita dei trasporti, perché è il secondo servizio, secondo me non in ordine di importanza, ma è chiaro che i cittadini incontrano la pubblica amministrazione, la Regione, in due momenti della loro vita: quando vanno in ospedale e quando si devono spostare, quando devono andare a scuola, quando devono andare a lavorare. Per cui per noi è una coppia di valori straordinaria lavorare con i sindacati per far andare meglio tua. È chiaro che loro conoscono i problemi ed è chiaro che loro hanno la capacità anche di dare consiglio. Poi c'è il management aziendale e poi c'è la Regione Abruzzo. In questo anno anche di, come dire, confronto e scontro, io credo che alla fine sono i risultati che contano. E i risultati che contano sono: avevamo scritto in un programma elettorale che avremmo fatto la società unica, l'abbiamo fatta. Una volta che abbiamo fatto la società, io ho detto che mi sarei dimesso il minuto dopo se ci fosse stato un licenziamento. Nonostante gli esuberi, stiamo lavorando perché tua
proprio in ragione del rapporto in house, possa avere ulteriori commesse di lavoro oltre quelle tipicamente del TPL. Oggi D'Alfonso, per esempio, a Lanciano ne ha annunciata una. Abbiamo detto che avremmo rifatto la ristrutturazione, le famose tagli di corse inutili degli autobus vuoti, partono il 9 giugno. Ora tutti i cartellonisti ridati cimorra, compresa la legge della, dei servizi minimi, non solo non è stato fatto nei 5 anni e mezzo di morra, ma non è stato fatto neanche negli anni prima e neanche negli anni prima. Allora, ecco perché il dibattito tra di noi è una cosa, poi a me, per me prevale il dibattito con la gente. Se riusciamo a comprare gli autobus, quella è la risposta che noi dobbiamo dare. Lei ha detto 36 subito, ma l'obiettivo è di acquistarne 200 immediatamente per completare. È chiaro che si ferma l'autobus, ed è straordinario il commento di qualcuno: si ferma l'autobus, se non parla l'autobus, colpi di tua. Ma quell'autobus era precedentemente acquisito al patrimonio delle tre partecipate. Noi ce le siamo ritrovati, tra l'altro, con un problema di officine e con il problema di personale. Non hanno fatto mai i concorsi per le officine, non hanno fatto mai i concorsi per la manutenzione. Allora, su questo livello, che è il confronto politico, io non temo nessuno e nessun confronto, anche perché sto da 3 legislature alla regione, maggioranza, minoranza e maggioranza, e so benissimo quello che si è fatto e quello che non si è fatto negli ultimi 10 anni. Poi, siccome mi sono messo a studiare, ho visto anche il passato e credo che qui ci debba essere un giudizio unanime sulla svolta fatta in questi 2 anni. Io adesso parlo con i sindacati, perché ovviamente le proteste sono state aspre, cioè ne sono state dette veramente tante, io me le ricordo tutte perché ero lì. Quindi, alla luce di questo, in realtà, quando si fa una protesta dove molto spesso si va proprio a mirare sulla persona, cioè, lo si fa perché se non si usa quel tipo di attacco non si ottiene il risultato, non c'è altro modo? Perché poi in realtà oggi siamo qui seduti, ritirati gli scioperi, avete ottenuto le condizioni oppure no? Sì o no? Sì. Alcuni sono stati veramente aspri, io non ho neanche fatto... Sì, veramente aspri, però bisogna vedere chi e chi ha fatto cosa. Io ritengo che siamo partiti col piede giusto con questa politica regionale, che è una cosa che avremmo potuto fare veramente 4 anni fa, quando c'è stata una legge regionale votata all'unanimità e non è stata fatta. Con questa politica attuale siamo partiti, ci sono delle difficoltà, ma noi abbiamo fatto degli accordi sia il 20 di maggio l'anno scorso, in cui abbiamo rimesso i soldi, e sia anche il 20 di aprile di quest'anno, in cui abbiamo condiviso, diciamo, di rimetterci i soldi. Ma il vero problema è che noi personalmente, io come Fitti Cisl e anche gli altri amici, non abbiamo condiviso in questo tempo, come devo dire, i tempi di realizzazione del progetto che noi ci siamo dati. Cioè, noi abbiamo detto con quell'accordo del 26 di efficientare l'azienda, di dare maggiore produttività, e siccome ne avevamo 1.300.000 chilometri non contribuiti, abbiamo corse sovrapposte e non fatte, finalmente è arrivato, ma è arrivato dopo 6 mesi, ma intanto è arrivato, voglio dire, e questo è l'obiettivo, per cui, per quanto mi riguarda, ieri abbiamo ritirato lo sciopero, soprattutto perché ci vuole un piano industriale, ma soprattutto perché questi efficientamenti decorrono dall'8 di giugno, perché non ce lo possiamo permettere più di sprechi inutili, perché sono, e non è tutto, possiamo fare ancora altro. Secondo voi loro non si sono impegnati abbastanza per metterci 6 mesi? Si sono impegnati, ma per le varie situazioni, per le varie circostanze abbiamo perso 6 mesi, e in 6 mesi abbiamo perso soldi, nonostante che il buon risultato che abbiamo ottenuto, che ha detto il Presidente. Ma io confido con questa controparte, sia aziendale che politica, questa attuale, che arriveremo a un obiettivo finale, cioè quello che noi ci siamo prefissi, che sognavamo. Erano 3 aziende che a mio avviso non andavano a finire bene, sono tutte e 3. Quindi credo che il risultato finale a cui dobbiamo tendere tutti, e il sindacato è disponibile a fare questo, e ieri ha anche dimostrato. Noi siamo disponibili a migliorare l'azienda in tutto e per tutto, in tutti i suoi aspetti, in un piano, sia sul commerciale, sia sul turismo, sia sul noleggio, sul ferrocargo, sul ferrogomma, su tutto. E questo è che noi vogliamo un'accelerazione dell'efficientamento. Io adesso parlo con Rolandi, perché Rolandi è stato uno di quelli che proprio gli scontri li ha fatti con tutti i sentimenti. Alla luce di questo, senza quello non si sarebbe potuto arrivare a questo? Guardi, intanto mi voglio associare al Presidente D'Amico facendo i complimenti per come è stato articolato il servizio di apertura.
Lo scontro fa parte anche del nostro mestiere. Noi gli scontri li abbiamo fatti anche quando il consigliere D'Alessandro sedeva sui banchi dell'opposizione. E noi peraltro, oltre a rappresentare almeno per quanto... Chi l'ha scritto Ridate Scimorra? CGL e CISL? Ma sono dei... Dovete saperlo questo. Loro. Ma sicuramente, fare molto di più, sicuramente la manifestazione all'epoca è stata indetta dalla FILT CGL insieme ad un'altra organizzazione sindacale. Poi materialmente chi abbia prodotto il documento, il volantino, il manifesto, questo... C'era anche Razzi in uno. Sì. Cioè avete usato tutto quello che c'era. Comunque, al di là di questi aspetti un po' folcloristici, diciamo così. Resta, mi riallaccio a quello che dicevo prima, noi oltre a rappresentare una categoria che è quella dei trasporti, almeno CGL e CISL UIL, sono anche dei sindacati confederali. I sindacati confederali non guardano soltanto l'aspetto che è legato ai lavoratori che rappresentiamo, guardano anche degli aspetti confederali che riguardano appunto le condizioni dei cittadini, che sono quelli che poi ricevono il servizio. E noi abbiamo posto, almeno nella nostra vertenza di carattere regionale, questioni confederali. Noi abbiamo posto la questione della politica tariffaria, dicendo che non è possibile che ci sia soltanto un'area della nostra regione. Biglietto unico, giusto? Certamente. Soltanto è una battaglia che abbiamo iniziato con il governo precedente. Ci fu poi un consiglio regionale che all'unanimità, alla scadenza della legislatura precedente, votò all'unanimità l'inserimento del biglietto unico regionale. Quindi noi al governo D'Alfonso abbiamo detto, a distanza di quasi 2 anni da quella risoluzione, chiediamo che venga dato seguito, perché non è corretto che ci siano soltanto dei cittadini che ricadono nell'area metropolitana Chieti-Pescara, che hanno già di per sé un servizio qualitativamente e quantitativamente migliore, che siano in qualche modo abbiano dei vantaggi rispetto alle zone interne che notoriamente sono svantaggiate. A Giuseppe Morini della UIL Trasporti, dico, perché poi è stata una voce la UIL che in realtà non è che si è distinta per aspre polemiche, però qual è stata la posizione in tutto questo quadro? Anche voi eravate contro, insomma avete avuto una lunga trattativa per l'armonizzazione dei trasporti e dei contratti, e poi si era parlato di quella che era la sovrapposizione e poi dei turni, nel senso ieri c'è stato questo importante... Questa concertazione, stavolta la chiamiamo concertazione, ma il cammino da dove era partito? Qual era la cosa che voi criticavate alla regione? Ma allora intanto va chiarito che le azioni di sciopero erano distinte tra UIL, CISL e FAISA da un lato e la CGL che si è voluta un attimino distinguere per una criticità che muoveva nei confronti della regione, tant'è che loro hanno inteso programmare anche uno sciopero politico, cosa che noi non abbiamo fatto perché per le cose che sono state richiamate poc'anzi noi siamo soddisfattissimi del rapporto che abbiamo con la regione e se abbiamo organizzato qualche giorno fa un convegno che voleva la CGL, infatti. Dove la CGL non c'era, ma per questa divisione che spero ieri sera abbia definito una volta per tutte questa divisione sindacale, perché il tavolo sindacale diviso è comunque più debole nel produrre risultati. E quel convegno è stato realizzato con l'obiettivo e con l'intento di fare il punto su TUA e superare quelle che per noi era un impasse che stava durando ormai da troppo tempo. La Regione Abruzzo in questa legislatura ha recuperato sul tempo, è stato detto, una legge regionale votata per 2 volte nel 2010 e nel 2011, inattuata fino al 2015 e sostanzialmente abbiamo buttato all'aria 4 anni di risorse, 4 anni di risparmi, gli 8 milioni che sono stati risparmiati in poco più di un anno si sarebbero potuti moltiplicare per 4 con ovvi vantaggi per l'economia della Regione Abruzzo. Noi abbiamo creduto sin dall'inizio in questo progetto, tant'è che abbiamo spinto affinché anche il ramo ferro, che non era previsto originariamente, venisse ricompreso all'interno dell'azienda unica regionale, venisse invece inserito all'interno, perché in questa maniera noi abbiamo creato una società che è formidabile come potenza, perché riesce ad essere intermodale nell'offerta dei trasporti e si distingue anche perché offre servizi al mondo della produzione e sto pensando a quello che è l'area della Val di Sangro e il collegamento con i porti regionali di Vasto e di Ortona.
Per questo motivo noi non abbiamo aderito all'idea della CGIL di proclamare uno sciopero politico. Un altro dato lo ha manifestato prima Alessandro Di Naccio quando ha ricordato che noi abbiamo sottoscritto ben due accordi con la Regione con i quali sono stati ripristinati i fondi disponibili per il fondo regionale. Addirittura avevamo un impegno per 5 milioni di euro che sono diventati invece 8. Ci sembrano questi motivi che ci vietano sostanzialmente di proclamare uno sciopero politico. Diversamente però, ci tengo a dire questo, abbiamo osservato delle criticità perché fatta la fusione societaria, capiamo bene le condizioni in cui si è trovato il professor D'Amico ad agire, adesso era l'ora di passare alla società industriale. Ci avete messo tanto, cioè 6 mesi sono tanti, e ricordiamo una cosa, che nel frattempo lui è magnifico rettore dell'università, diverse insomma cariche. È magnifico, a prescindere. E qualcuno mi ricordava, tra i sindacalisti, che è l'unico presidente che non percepisce stipendio, quindi è beneficenza lo Stato puro, ci avete messo tanto. No, beneficenza no, io credo, come parentesi, credo che si debba aderire a quello che viene definito principio della restituzione. Il pubblico fa molto per i cittadini, personalmente ho usufruito nel mio periodo di formazione scolastica universitaria di molte risorse del pubblico, ho frequentato un'università statale. Credo che poi quando ci si può permettere di iniziare a restituire qualcosa lo si debba fare, e credo di essere stato molto fortunato ad avere la possibilità di farlo con la presidenza di Tua. Dicevo prima per la rilevanza del servizio che Tua offre ai cittadini abruzzesi, per la rilevanza dell'organico di Tua. Ci sono 1600 lavoratori, 1600 famiglie che vivono lavorando in Tua, e credo che questo sia un motivo straordinario per offrire un intervento altrettanto straordinario come impegno, spero che lo sia anche nei risultati. Abbiamo impiegato 6 mesi, sicuramente avremmo potuto fare in meno tempo, diciamo, produrre gli stessi risultati, cercheremo di recuperare. Io credo che quello che dobbiamo fare adesso, rilanciare Tua su un percorso di sviluppo, ci sono tutte le carte per poterlo fare, tutte le risorse per poterlo fare, sia una cosa dovuta alla Regione come azionista senz'altro, ai cittadini abruzzesi senz'altro, ma sia dovuta soprattutto ai lavoratori di Tua. Voglio ricordare che i lavoratori di Tua, e questo è un ulteriore motivo di ringraziamento a tutti i dipendenti, e lo faccio attraverso i sindacati che li rappresentano, i lavoratori di Tua hanno accettato questa scommessa accettando anche delle riduzioni salariali. Noi vogliamo assumere l'impegno, almeno personalmente sono convinto su questo di essere sostenuto dalla Regione, di ricreare delle condizioni di operatività aziendali che possano nel più breve tempo possibile ridurre o annullare i sacrifici che abbiamo chiesto ai nostri dipendenti, anche perché ai nostri dipendenti chiediamo, d'intesa con i sindacati, un impegno in termini di ulteriore professionalità, ne abbiamo già tanta, una delle risorse di Tua è rappresentata dalla professionalità del proprio personale dipendente, un impegno per migliorare la produttività. Il nostro obiettivo, recuperando anche il tempo che è stato impiegato per arrivare a questa situazione di avvio del rilancio, il nostro obiettivo è quello di creare condizioni per creare maggiore valore. Per creare maggiore valore possiamo contare su tutti i 1600 dipendenti dell'azienda, possiamo contare su un sostegno straordinario come indirizzo strategico da parte del nostro azionista. Non avremmo scusanti se non riuscissimo a riorganizzare azienda e servizio per generare valore. Una volta generato il valore, poi bisognerà, naturalmente sarà un piacere definirne la destinazione. Allora, noi ci fermiamo per una piccola pausa. Nella seconda parte, visto che abbiamo parlato di tutti i problemi che sono stati risolti, parliamo degli ultimi problemi che sono venuti a galla proprio oggi, tra poco. Adesso ti chiamo al servizio. Abbiamo
abbiamo parlato del lungo percorso che da più di un anno ha fatto l'azienda di trasporto unico TUA con la fusione delle tre aziende, con l'armonizzazione dei contratti, le proteste, gli scioperi, gli incontri. Ogni attore ha spiegato quelle che sono state le tappe fondamentali, le difficoltà, insomma alcune sono state anche aspri come scontri, e dopo una riunione che ieri in qualche modo ha sancito una pace, quindi hanno ritirato anche questo sciopero, è stato ritirato lo sciopero previsto per questa mattina ne è successa un'altra, proprio sotto agli uffici della Regione Abruzzo questa mattina c'era uno sciopero, vediamo perché. Una protesta, vediamo. Si fa presto a dire di voler salvaguardare e valorizzare le aree interne se poi si taglia sui servizi essenziali come quelli del trasporto pubblico. Un gruppetto di cittadini di Montegualtieri di Cermignano hanno manifestato questa mattina sotto la sede della Regione Abruzzo a Pescara contro il taglio dell'unica corsa della TUA, l'autolinea regionale, che consentiva ai 500 residenti della frazione, per lo più anziani e donne rimaste vedove con i figli lontani, di raggiungere il piccolo centro di Cermignano, 1500 anime sulle montagne del Teramano. In quelle zone, oggetto di uno spopolamento quasi irreversibile, il trasporto riveste anche e soprattutto un ruolo sociale. Di questo noi ne siamo fermamente convinti, e infatti oggi la protesta è anche per questa ragione, cioè è un servizio sociale, è un servizio che i cittadini vogliono, è un servizio che rende questi cittadini ancora vivi e vogliosi di restare in quel paese che ultimamente sta per c'è un calo demografico poroso. Quindi bisogna dare atto a queste persone che rimangono in questi paesi di dare forza e di non privargli quei minimi servizi essenziali per rendere la loro vita più vivibile. Sempre colpa di TUA. Allora, questa era una protesta dei cittadini di Montegualtieri per la soppressione dell'unica corsa che collegava la contrada con il comune di Cermignano. Sì. Quindi? Allora, noi, come noto, abbiamo un dovere morale che ce lo chiedono i cittadini. Credo a ognuno di noi i cittadini si interrogano quando vedono passare gli autobus che sono più o meno vuoti oppure che vanno da una destinazione a destinazione, no? Più o meno allo stesso orario, con lo stesso percorso, uno, due, tre, anche quattro, uno dietro l'altro, e vanno più o meno tutti vuoti. Quello che dicevano i sindacati, che rimproveravano all'azienda di non aver fatto subito, ma ci voleva una fase da parte di Regione Abruzzo di concertazione con tutti i sindaci, nel senso che i sindaci dovevano essere ascoltati laddove intervieni nel riformare e nel riordinare le corse sui territori, e noi lo abbiamo fatto sulle quattro province. Io personalmente sono stato presente a quasi tutti gli incontri con i sindaci per arrivare ad una prima ristrutturazione di chilometri di circa 800.000 chilometri, che significa in termini finanziari molto di più di 1.600.000 chilometri, perché diciamo che TUA in media su quegli 800.000 chilometri ne spende almeno 3, forse 4 di euro a chilometro. E la differenza tra quello che gli diamo e quello che spendono è un risparmio che l'azienda realizza. Però non abbiamo tagliato un servizio, abbiamo tagliato gli autobus vuoti. Come abbiamo fatto a vedere se gli autobus vuoti? Siamo andati a rilevare autobus per autobus, corsa per corsa, chi saliva e chi scendeva, quanti abbonati ci sono e non ci sono, e quindi abbiamo costruito queste scelte. E poi abbiamo lasciato assolutamente i servizi laddove c'erano sovrapposizioni. In molti tratti della nostra regione i diversi punti si raggiungevano con 3-4 coppie di autobus, sia TUA su TUA, cioè ex Sangritana piuttosto che ex ARPA, piuttosto che ex GTM, o addirittura in sovrapposizione con i privati convenzionati, cioè comunque con autobus di privati contribuiti alla regione. Questo è solo il primo passo. Dopodiché dovremo arrivare al secondo e terzo passo, cioè noi dobbiamo arrivare ad una razionalizzazione intorno a 3 milioni di chilometri in questa regione, sempre senza toccare il servizio ai cittadini. Si fa perché è possibile. Ora è chiaro che cosa accade, che nel caso di specie c'è un unico collegamento che collega una frazione a un paese, non una frazione, che ne so, a Teramo, una frazione al proprio paese. Potrei dire che se questo è il problema anche il comune, no, potrebbe intervenire con un proprio mezzo per collegare questa frazione col comune, però non voglio entrare
tra l'altro io ho messo fatto mettere in contatto quei cittadini con il nostro direttore di esercizio per vedere se c'era una soluzione alternativa, ma se non c'è noi dobbiamo andare avanti. Questa cosa la politica non l'ha mai fatta, la politica ha sempre aggiunto chilometri. Siamo arrivati a oltre 2 milioni di chilometri non retribuiti alla regione perché arrivava il politico di turno che, siccome viveva in un territorio oppure doveva accontentare altri politici di turni, aggiungevano chilometri. Quei chilometri non venivano retribuiti, l'azienda li doveva fare, ci pagava, che ne so, anche la trasferta, anche il distacco. Siamo arrivati noi e abbiamo fatto esattamente il contrario, cioè stiamo passando da una fase dove altri hanno dato anche laddove non serviva e noi non stiamo togliendo, stiamo levando ciò che a mio giudizio, penso anche al vostro, è assolutamente immorale, fare circolare autobus vuoti, fermo restando la garanzia. La legge sui servizi minimi, tra l'altro, aiuta a fissare, a mettere i paletti, perché tutto ciò che è contribuito noi lo vogliamo tenere e manutenere. Poi c'è tutta un'altra partita di cui parleremo se ci sarà tempo per il futuro, perché adesso noi abbiamo fatto tua. I lavoratori con il referendum hanno consentito questo scatto, questo passo in avanti che avrà effetti non solo finanziari ma anche organizzativi in termini di efficienza e di efficacia, perché interveniamo in particolare sulla capacità produttiva dell'azienda, molto migliorata rispetto alle tre del passato, quindi possiamo cominciare ad avere il diritto all'ambizione, cioè porci alcune domande. Nel diritto all'ambizione, secondo me, la partita dell'integrazione tra gomma e ferro è la grande conquista che noi riusciremo a garantire alla nostra regione. Questo però è la dimostrazione, concludo, di come la politica si è assunta la responsabilità anche di ricevere qualche protesta del genere pur di mantenere fede agli impegni assunti. Gli autobus vuoti e sovrapposti si levano. Un'altra cosa che è stata portata alla luce la scorsa settimana proprio dalla Filt CGL è la storia dell'evasione, l'evasione fiscale all'interno dei mezzi, e si parla di due aree in particolare che davvero segnano un meno fisso. Sarebbe Lanciano e Giulianova, dove a bordo non ci sono i controllori e dove c'è l'abitudine purtroppo di salire senza biglietto. In questo caso si parla di perdita per l'azienda unica, però, come suggerisce un po' quella che è la gestione della cosa, spesso mettere nuove persone implica pagare più di quella che è la perdita, più o meno doveva essere questo il concetto. Si potrebbe risolvere in altro non lo affrontiamo in questo modo l'azienda, anzi uno dei punti su cui ieri abbiamo discusso molto e su cui poi non abbiamo trovato una soluzione anche in questo caso condivisa, partirà una nuova campagna di lotta all'evasione già nel prossimo mese e si completerà a partire da luglio. Il problema dell'evasione tariffaria è un problema ancora più generale che riguarda anche la sicurezza dei mezzi. Noi abbiamo un corpo di verificatori, lo dobbiamo assolutamente potenziare, il sindacato ce l'ha segnalato ottimamente più volte, lo faremo certamente. Questo gruppo di verificatori non può da solo risolvere il problema della lotta all'evasione, perché dobbiamo considerare che il servizio proprio per sua natura pubblica spesso viene offerto anche a particolari categorie di utenti che è difficile immaginare possano spontaneamente o solo con la presenza di un verificatore decidere di pagare il biglietto. Allora, in termini economici il problema certo procura un danno, ma voglio ricordare che ad esempio nell'area unico il 90% dei passeggeri viaggia con abbonamento, una percentuale leggermente inferiore per quanto riguarda il resto del territorio regionale. Genera tuttavia un danno. Da un punto di vista economico cercheremo di risolverlo con la campagna che ieri abbiamo concordato. A questa campagna vogliamo dare anche un altro significato, che è quello del miglioramento, dell'aumento della sicurezza a bordo, la sicurezza di chi viaggia. Io trovo assolutamente inaccettabile che dei nostri autisti o dei nostri verificatori debbano correre dei rischi mentre stanno svolgendo il proprio lavoro, e questi rischi purtroppo li corrono ancora, perché gli autobus non possono essere militarmente presidiati. Parliamo di aggressioni, di cosa? Sì. Parliamo in alcuni casi di contestazioni alla richiesta di esibizione del titolo di viaggio piuttosto che di altri comportamenti a bordo, che spesso sfociano in vere e proprie aggressioni nei confronti dei nostri autisti.
Ora, per questioni economiche sicuramente, ma prima ancora che per questioni economiche, per ristabilire quella qualità, quella sicurezza a bordo, la sicurezza per i nostri lavoratori oltre che per i passeggeri, vareremo, ieri abbiamo concordato su questo, una lotta antievasione. Non sarà semplice, perché per renderla efficace è necessario accompagnare i verificatori con guardie giurate piuttosto che con esponenti della polizia. Ne abbiamo scritto più volte alle prefetture e alle questure. In alcuni casi ringrazio la straordinaria disponibilità, penso alla questura di Pescara che ci ha assicurato un aiuto significativo. Ma purtroppo le forze dell'ordine, gravate anche se da problemi atavici di organico bloccato dal turnover piuttosto che da altre esigenze, non possono garantirci più quell'aiuto nella lotta all'evasione che una volta ci veniva fornito. Ciò non di meno l'azienda su questo investirà, lo farà anzitutto per la sicurezza dei propri dipendenti e dei passeggeri e poi anche per avere un recupero economico. Rolando, è d'accordo? Sì, sono d'accordo, mi fa piacere che l'azienda abbia deciso di uniformarsi ad una tendenza che ormai è generalizzata da parte di tutte le aziende di trasporto, anche la stessa Trenitalia. Noi abbiamo l'amministratore delegato, la Morgante, che è anche abruzzese peraltro, ha dichiarato proprio una guerra spietata all'evasione. E cerco anche di spiegarne i motivi. Prima si parlava delle penalizzazioni che sono state inflitte alla nostra regione. La nostra regione ha subito 8 milioni di euro di tagli dal governo nazionale insieme ad altre 5 regioni a statuto ordinario per non aver raggiunto determinati obiettivi. Uno di questi obiettivi è l'aumento dei viaggiatori trasportati, l'altro è il rapporto tra i ricavi e i costi sostenuti. Ora, se noi sorvoliamo sull'evasione tariffaria e quindi non ci preoccupiamo di effettuare ricavi dei viaggiatori che trasportiamo, mi lasci passare anche se sorvoliamo su alcune decisioni a mio avviso sbagliate, come quelle di assicurare la gratuità del servizio alle forze dell'ordine, perché non è che è chiaro che il mio non è un atto d'accusa nei confronti giammai delle forze dell'ordine. Il problema è che se trasportiamo questi viaggiatori gratuitamente vengono meno alcuni ricavi e poi subiamo quelle penalizzazioni. Non rilevati ai fini del traffico. Esattamente, subiamo quelle penalizzazioni dal governo centrale per le quali io chiederei, ecco perché il motivo, uno dei tanti motivi per cui avevamo aperto anche una vertenza regionale, vorremmo che il governo abruzzese, quindi il governatore D'Alfonso, si facesse sentire di più rispetto a questi criteri che secondo noi sono paradossali, perché l'Abruzzo ha delle caratteristiche orografiche che non consentono di, prima facciamo riferimento proprio a queste zone interne dove ci sono pochissimi abitanti e dove è difficilissimo aumentare sia i viaggiatori trasportati e conseguentemente aumentare anche i ricavi, quindi rispondere ad una logica che assegna risorse sulla base di questi criteri per noi è altamente penalizzante. Non è un caso che le regioni che sono state colpite dalle penalizzazioni sono le regioni del sud. Parlando con Alessandro Di Naccio prima abbiamo fatto un ragionamento proprio per la storia del biglietto a un euro. Perché? Perché se dei vettori privati, e lì bisognerà capire come, però ovviamente ci aiutano un po' le leggi di mercato, riescono a viaggiare a un euro, un po' come fanno le compagnie di volo low cost, succede che se lo fa la regione Abruzzo bisogna tenere da conto quelli che sono alcuni ragionamenti, i ricavi, quindi costo ricavo è il primo, perché ovviamente il governo vi chiede di far fruttare tutto e intanto taglia, quindi insomma è un po' complicato. Allora, abbiamo fatto un conto, l'abbonamento per andare a Roma con la tua per 18 coppie di viaggi costa 2,80 euro a viaggio. Farla 1 euro in realtà significa che mentre qua erano 18, a 1 euro potrebbe essere tutti i giorni. Allora, se già questo era vantaggiosissimo, si è obbligati a stare a un ricatto di leggi di mercato, cioè ieri si diceva la RAI abbassa il costo della pubblicità, tutti lo devono abbassare, Mediaset la 7, quindi un disastro. Perché? Perché sennò vanno tutti là. Però nel frattempo da qualche altra parte bisogna aumentare i ricavi, perché questa veramente è una cosa che fa riflettere, no? Certo, io proverei a definirla in un contesto ovviamente aziendale. Ora, avere delle offerte civetta su un biglietto di un euro per andare a Roma, Pescara-Roma, facciamo questo esempio,
non è la dimostrazione di una super efficienza di un imprenditore privato rispetto ad un imprenditore pubblico. Perché alla società pubblica o comunque al concessionario di servizi pubblici non si chiede solo di presidiare le tratte più redditizie, ma si chiede ad esempio di presidiare la tratta di cui abbiamo appena visto la protesta. E cioè si chiede di offrire i servizi minimi essenziali, e benissimo ha fatto la Regione a definirli, per far sì che ci sia comunque un concessionario, pubblico o privato che sia. Poi ci sono le tratte più redditizie, sicuramente la Pescara-Roma, poi potrei citare anche le tratte più redditizie del servizio TPL. La nostra tratta Chieti-Pescara ha una percentuale di copertura dei costi con i ricavi pari grosso modo al 50%, che è un valore altissimo per il settore. Ma quando ragioniamo di queste offerte, collochiamole nella giusta dimensione. Non è un indicatore di efficienza fare una politica commerciale basata su un'offerta minima di alcuni posti a tariffe molto basse. È un indicatore di efficienza offrire, ad esempio, come Fattua, 36 milioni di chilometri di percorrenza annua. E sono 36 milioni che non sono solo su Pescara-Roma o solo su Chieti-Pescara, certo, ma sono 36 milioni che collegano Pizzaferrato piuttosto che Prati di Tivo, piuttosto che altri comuni che sono splendidi ma purtroppo molto isolati e con pochi abitanti. Da questo punto di vista, anche questo è un punto che ieri è stato oggetto di una discussione molto approfondita con il sindacato, e ne è emersa una soluzione che ritengo ottimale. Da questo punto di vista distinguiamo nettamente fra i servizi minimi che sono presidiati con il trasporto pubblico locale, bene ha fatto la Regione a varare la legge, bene farà a gestire questi servizi minimi intesi come servizi di TPL, dai servizi al contrario commerciali, cioè dai servizi che possono essere aperti a concorrenza di mercato. Tua su questi non vuole fare un passo indietro, naturalmente avendo l'esperienza, la professionalità, tutto quello che definisce l'azienda, vuole assicurare le migliori condizioni di efficienza sul trasporto pubblico locale inteso come servizio minimo, ma vuole anche competere con il privato sulle tratte più redditizie. Per questo ieri si è deciso di creare un'area strategica d'affari. Noi abbiamo già una separazione contabile fra i servizi commerciali e i servizi che sono oggetto di sovvenzione da parte del pubblico. Abbiamo deciso concordemente con il sindacato di creare un'area strategica d'affari per conferire a quest'area strategica, cioè quell'area che si occuperà di corse in regime di mercato, quindi in concorrenza con il mercato, per conferire quell'autonomia strategica, pur rimanendo all'interno della società, essendo corpo unico con la società, una capacità di decisione e di elaborazione strategica che le possa consentire di fare concorrenza anche al privato. Ma ci tengo a ribadire con l'orgoglio di presiedere una società pubblica che un biglietto ad un euro sulla tratta Pescara-Roma, soprattutto come biglietto civetta, perché non tutti i biglietti poi verranno offerti ad un euro, siamo in grado di farlo anche noi. Anzi, noi siamo in grado di fare una cosa che ricordava lei prima, di offrire un abbonamento a 2,80 euro, cosa che non mi sembra venga fatta dagli altri operatori. La sfida che noi lanciamo agli altri operatori, anche al privato, è di venire a fare quell'offerta a Cermignano, dove noi ci siamo, ci saremo e cercheremo di offrire il servizio. Dinaccio voleva dire qualcosa. Sì, volevo dire che innanzitutto il servizio va garantito a tutti e per noi questo è fondamentale, però è anche vero che con la riduzione dei fondi nazionali e anche regionali, perché anche la regione ha ridotto dei fondi, noi dovremmo pur capire dove eliminare gli sprechi, è così, cioè se una cosa non porta nessuno va eliminato, quindi va garantito la cosa degli studenti, la cosa dei lavoratori, però se c'è una cosa intermedia, a mio avviso va eliminato, altrimenti ricadrà su tutta la struttura. Io credo che anche sulle linee commerciali sta facendo bene l'azienda, dovrebbe fare ancora di più, anche con perché già ci sta i nati, già ci sta con le aziende private, con Di Fonzo, con Di Febbre Capuani, con Ballone, quindi lì potremmo aggredire il mercato anche noi con un piano industriale dove in realtà, come si diceva prima, noi offriamo 17-18 corse andare e tornare dall'Aquila a Roma, il privato ne offre 4-5, già il servizio è nettamente superiore.
Poi il discorso da un euro non può reggere, un euro, l'autobus bisogna comprare, il gasolio bisogna comprare, l'autista bisogna pagare, e anche qui noi abbiamo detto che su queste linee siamo disposti anche ad abbassare i costi. Sugli autisti c'era la storia di chi era in pensione e quindi già aveva un budget, un costo inferiore rispetto. È una vergogna che insomma speriamo che finisca, non sappiamo come, però effettivamente. L'avevano studiata bene, però insomma non è che sono stupidi. Sì, ma purtroppo stanno pure in regola, quello è il guaio, è una questione di dignità, ma è effettivamente è così. Quello che succede nel mercato, cioè quando si alza la concorrenza ci sono delle nuove regole, diciamo, tutto cambia. Diciamo, no? Che la regola di mercato è che la moneta cattiva scaccia sempre la moneta buona, ma nonostante questo noi presidieremo il mercato e poiché siamo pubblici non intendiamo farlo ricorrendo a dei mezzi assolutamente legittimi, ma che sono contro i principi, diciamo, che dovrebbero ispirare la condotta di un'azienda pubblica. Però torno a dire, ci saremo sul mercato e saremo noi, anche noi, in grado di fare queste offerte, che sono offerte, le definisco ancora una volta, civetta, perché non è pensabile di offrire ad un euro il viaggio. Si parla di 10 posti. Si parla di posti contingentati, esattamente secondo le tecniche più raffinate che sono state introdotte dalle compagnie low cost, per consentire di coprire, di far viaggiare l'autobus a pieno carico, stimolando quell'utenza marginale che, se non ci fosse l'offerta a quei valori, a quei prezzi civetta, non prenderebbe l'autobus. Quindi certamente ottimizzeremo, la usiamo come politica di ottimizzazione. Per il privato l'obiettivo è riempire l'autobus, quindi la metto un euro per riempirlo. Per il pubblico che deve abbassare il prezzo per fare concorrenza al privato, era già pieno quello. Quindi è lì che c'è la perdita. Ecco, no? Io ti ripeto, distinguerei nelle linee commerciali a mercato, anche per il pubblico è necessario, per l'imprenditore privato pubblico è necessario riempire l'autobus. Sono linee che si caratterizzano per essere ulteriori rispetto al trasporto pubblico già garantito. Il criterio utilizzato dalla Regione Abruzzo, quando c'è un collegamento su ferro, quindi quando c'è un TPL sovvenzionato, perché poi Trenitalia o TUA nella divisione ferroviaria ricevono i contributi sul TPL ferro, non si finanzia nessun'altra iniziativa, ma si dà libertà al mercato di organizzarsi. In questa libertà anche un'azienda pubblica come tua può dire, può giocare le sue opportunità, lo farà con convinzione e lo farà in una logica di mercato. Ma l'elemento che dobbiamo tenere ben distinto, e ripeto, bene ha fatto la Regione ad approvare la legge sui servizi minimi, non possiamo pensare di presidiare solo le linee ad alto traffico e ad alta redditività e lasciare non presidiate la maggior parte degli altri collegamenti. Questa è la funzione della Regione come ente di programmazione ed è una funzione a cui noi siamo come azienda pubblica ben felici di poter in qualche modo adempiere, perché il nostro obiettivo è consentire anche a chi abita a Pizzoferrato di poter arrivare a Pescara o chi abita a Prati di Tivo di poter arrivare a Giulianova. È qui che sfidiamo gli operatori privati ad essere più concorrenti e più competitivi di noi. Andremo a gara nel 2019, sarà una bella gara, sarà una bella sfida, ma la sfida non intendiamo subirla, intendiamo lanciarla, siamo in grado di essere efficienti, ma misuriamoci sulle stesse tratte per essere efficienti. Ai sindacati chiedo in chiusura quelli che sono da adesso in poi i nuovi step, nel senso, ieri c'è stato questo importante incontro, intanto la CGIL ha ritirato anche quello del 10 giugno se non ho capito male. Stiamo per fare sicuramente. Bene, per noi è importante l'accordo che abbiamo firmato, riteniamo che sia un buon risultato, però dobbiamo dare seguito a quell'accordo. Per esempio la riorganizzazione delle officine, abbiamo chiesto un concorso perché c'è carente d'organico, perché ci sono tanti autobus che non riusciamo a sistemarli appunto perché non ci sono i meccanici, quindi diciamo che questa riorganizzazione deve andare speditamente avanti affinché gli sprechi, le inutilità che ci sono, li portiamo in evidenza e li togliamo, perché sennò dopo noi lavoratori no, non gli andiamo a chiedere più neanche un sacrificio, perché su quell'accordo c'è tutto, produttività e tutto il resto. Altri soldi non possiamo toglierli in tasca ai lavoratori. La Will?
Noi siamo, come i colleghi, soddisfatti dell'accordo di ieri. Certamente adesso ci aspettiamo un'accelerazione da parte dell'azienda. Ieri ci siamo dati l'impegno che nel giro di 30 giorni vareremo il piano industriale, o meglio le basi del piano industriale, che poi a fine estate sarà reso noto alla collettività. Quella deve essere, diciamo, il trampolino di lancio della tua, il vero trampolino di lancio. E nel frattempo noi siamo un attimino critici sull'aggressione alle attività commerciali. Questo perché abbiamo deciso di fare in due step questo passaggio, creando un settore aziendale che prima si occuperà di queste attività e poi arrivare a una partecipata che invece sia molto più libera dai lacci e lacciuoli che comunque la tua deve avere, perché è un'azienda in house. E speriamo che nel frattempo gli altri non aggrediscano più di tanto le nostre attività, e quindi ci auguriamo che questo periodo di transizione sia limitato nel tempo. IGL? Sì, a me dell'accordo sottoscritto ieri, per il quale ovviamente siamo soddisfatti, mi preme rilevare la decisione aziendale di evitare quindi la cessione di un ramo di azienda, mi riferisco ai servizi commerciali, quindi di puntare a questa business unit all'interno della società di trasporto, e noi vogliamo raccogliere la sfida, così come mi piace evidenziare l'aspetto riguardante i lavoratori della società sistema, di una società appunto partecipata da tua, che è stata messa in liquidazione, quindi ci premeva diciamo evidenziare la situazione di disagio in cui stanno i 50 lavoratori di quello che è rimasto della società sistema. E poi ultimo, ma anch'esso importante, è un aspetto più generale legato alla questione della trasparenza amministrativa. Noi abbiamo condotto una dura battaglia quando esistevano le tre società regionali di trasporto e ognuna agiva per proprio conto, non dovendo rispondere a nessuno. Noi abbiamo chiesto anche qui una svolta da parte di quella che è una delle prime 10 società italiane di trasporto. Il sito pare che, insomma, su quella pagina sia in costruzione. Spero che, insomma, una costruzione molto sofferta, posso aggiungere molto sofferta, però confido nell'impegno questo, in maniera molto sottile Rolandi ne ha lanciato un altro, quindi io lascio rispondere alla regione. No, vabbè, quella è una questione dell'azienda. Per quanto mi riguarda posso andare a aprire qualunque cassetto, perché la gestione d'Amico è improntata alla trasparenza, soprattutto il suo stipendio è super trasparente, proprio non c'è niente, e quindi siamo chiaramente pronti, però è giusto, ma al di là delle battute, che venga messo tutto in evidenza, anche perché non solo una società pubblica ma è anche una società in house ed è di fatto la regione, per cui noi abbiamo assoluta necessità che tutto venga rilevato, non solo le delibere dei consigli di amministrazione ma anche tutte le altre attività che poi si fanno, e che è giusto che vengano sottoposte alla conoscenza di tutti. Non abbiamo mai avuto problemi da questo punto di vista, perché francamente non abbiamo mai avuto bisogno di nascondere nulla. Detto questo, è chiaro che la sfida che adesso, a cui siamo tutti noi convocati, è il futuro, perché l'abbiamo fatta la società, stiamo risolvendo i problemi che venivano tutti dal passato, problemi finanziari, problemi sui mezzi, problemi di amalgama, problemi di contratto di secondo livello. Adesso dobbiamo proiettarci al futuro. Il piano industriale è il primo strumento, la programmazione triennale che farà la regione, quindi dobbiamo viaggiare, no? Tra piano industriale e programmazione triennale della regione insieme, e poi credo che tutti quanti ci potremmo dire che forse abbiamo avuto ragione, in questo caso tutti quanti, quando ci dicevamo che c'erano le condizioni per trasformare tre difficoltà in una grande opportunità. Le tre società erano tre grandi difficoltà, oggi sono una grande opportunità, opportunità per i lavoratori che non hanno più in discussione il loro posto di lavoro, prima ce l'avevano, opportunità per gli lavoratori, per le cose che diceva D'Amico, in prospettiva vorremmo cercare anche di restituire laddove è possibile alla loro soddisfazione economica in base al lavoro e alla capacità di lavoro che ci metteranno, del quale siamo convinti. E poi io sono ulteriormente convinto che i cittadini abruzzesi potranno avere un servizio per cui
partendo dall'obiettivo finale, che è il biglietto unico, però prima di arrivare al biglietto unico si possono fare anche dei passi intermedi, per esempio accordi con Trenitalia, accordi con i nostri vettori, per cui un cittadino sale e scende da un mezzo pubblico, intendendo per pubblico, pagato con i soldi del pubblico, sia se si chiama Trenitalia, sia se si chiama Tua, in modo tale che creiamo una rete che consente, anche in subaree, poi vediamo perché tecnicamente è un po' complicato, però che consente di salire e scendere. E vorremmo annunciare in questa fase, vorrei annunciare in questa fase anche la trasformazione dei titoli di viaggio. Io sono stato studente, ho preso i mezzi allora della Sangritana e mi davano un abbonamento che usavo per il periodo scolastico. Se però poi volevo andare, per esempio, nel periodo estivo nella città della mia scuola, non ci potevo andare. Noi vorremmo trasformare i titoli di viaggio, per esempio immaginandoli per bacini, per aree omogenee, in modo tale che se c'è uno studente abbonato, con quell'abbonamento lo studente non solo può andare a scuola, ma può prendere anche i mezzi pubblici che circolano in quell'area di riferimento. Se un lavoratore ha un abbonamento può fare la stessa cosa. Vorremmo trasformare i titoli di viaggio e consentire quindi l'aumento dell'uso del mezzo pubblico e poi la grande rivoluzione culturale che dovremmo cercare di fare. Però, velocemente sì. Una risposta, a fronte di tutto quello che abbiamo visto da un anno a questa parte, delle varie schermaglie, c'è qualcosa che vuole dire ai sindacati adesso che avete fatto pace? No, no, ma la pace noi l'abbiamo fatta, poi litighiamo, tra qualche giorno lei ci richiamerà, sicuramente stiamo litigando per un'altra questione, io so solo che ho visto l'immagine un anno fa, mi hanno fatto invecchiare e anche un po' di brutto, invece loro sono rimaste esattamente uguali, quindi è molto più semplice, come dire, dire male che risolvere i problemi, è una battuta chiaramente, so che loro danno una mano, io non condivido chiaramente tutto ciò che hanno detto, che hanno fatto. Ma voi non ci credevate che sareste arrivati fino qua con Tua quando facevate quelle proteste, o pensate che senza il vostro intervento non ci sareste mai arrivati? No, ci vuoi fare litigare? Come? Ci credevamo. Ma da anni che ci crediamo, quindi ci credevamo e come ci siamo battuti come leone. Perché voi avete litigato per la velocità. Come per la velocità? Nel senso che al 90% era lo vogliamo subito e loro dovevano sbrigarsi, capire come fare. Sì, ma in realtà questa giunta è partita, soltanto che abbiamo temporeggiato un po'. È questo che io personalmente chiedo, ma credo che chiediamo tutti, di anticipare i tempi su tutto ciò che si deve fare, perché sono cose già concordate, già condivise. Se mi consentite, io vorrei spezzare una lancia. Veloci, che sennò la regia si arrabbia. A favore di tutti gli attori che hanno determinato questo grande progetto, la realizzazione di un'azienda unica come Tua in Abruzzo è stata realizzata in tempi assolutamente inferiori rispetto a qualsiasi altro processo. Ma come? Diffusione, assolutamente sì. Fino adesso abbiamo detto che era troppo. No, su alcuni aspetti, ma in sé per sé il processo di fusione, al di là poi degli aspetti attuativi, io mi riferisco proprio al processo di aggregazione di tre società con 1600 dipendenti e con delle situazioni contrattuali completamente diverse. In tutte le altre situazioni che hanno interessato aziende di trasporto, i tempi sono stati decisamente superiori. Questo è bene. Presidente precisato. D'Amico, a lei l'ultima parola. Mi fa piacere poter concludere sottolineando un punto su cui sono assolutamente d'accordo con il sindacato. E per alcuni anni c'è stata andata molto di moda la gestione delle aziende, pubbliche o private che siano, basate sull'esternalizzazione. Anche nel caso di Tua, la manutenzione spesso è stata data all'esterno, è stato dato all'esterno persino al servizio gomme, con il risultato di un impoverimento progressivo dell'azienda e con delle diseconomie che nel lungo periodo si sono poi puntualmente manifestate. Il sindacato ha sempre proposto, e credo che sia questa la base che ci ha consentito un cammino condiviso, di ricreare, di ridare, restituire dignità all'azienda, e restituire dignità all'azienda significa portare all'interno dell'azienda le fasi più importanti del processo industriale. Nel caso di Tua le fasi più importanti sono naturalmente l'esercizio, ma subito dopo, con pari dignità e pari rilievo strategico, c'è il capitolo della manutenzione e ci sono poi tanti altri capitoli. Su questo ci siamo sempre intesi dal primo momento e, ripeto, aderisco pienamente alla visione che le segreterie sindacali ci hanno prospettato in quest'anno.
L'azienda non deve essere una scatola vuota per poter creare una rete di forniture e di, diciamo, di subappalti, lo dico in termini non tecnici. L'azienda deve essere un luogo in cui si accumula professionalità, e per accumulare professionalità bisogna impegnarsi all'interno dell'azienda. I dipendenti, i nostri dipendenti sono delle risorse nella misura in cui sono destinatari e portatori di una professionalità crescente. È molto più difficile, è facilissimo fare un bando di concorso e affidare la manutenzione, un appalto e affidare la manutenzione all'esterno. Portarla all'interno richiede un impegno notevole, ma poiché condividiamo questo obiettivo strategico, io credo che quel maggiore impegno riusciremo tutti insieme a garantirlo. Chiudiamo in bellezza, visto che, che c'è la pace fatta per un po' di tempo. Allora, io ringrazio tantissimo per l'intervento, perché ovviamente tutti sono molto impegnati e quindi hanno trovato il tempo di venire a chiarire. Grazie a Luciano D'Amico, presidente della Società Unica. Grazie a voi, grazie a voi, buonasera a tutti. Grazie a Camillo D'Alessandro, consigliere delegato della Regione Abruzzo. Buonasera. Grazie anche a Franco Rolandi di Filt CGL. Grazie, buonasera. Giuseppe Morini di Will Trasporti. E Alessandro Di Naccio di Fit Cisle. Invece per noi l'appuntamento torna la prossima settimana. Grazie a tutti.